dall'anno scorso che do sempre il massimo, non ho mai mollato, anche se appunto non ho trovato molto spazio l'anno scorso. Quest'anno ho iniziato bene, come tutta la squadra, e speriamo di continuare meglio, quello è l'obiettivo. Sul gol la palla inizialmente ti aveva, mi pare, scavalcato, poi sei riuscito a infilarla. Sì, l'ho quasi sferata di testa, poi mi è ricapitata lì, quasi fortunatamente, e sì, l'ho messa dentro. Hai dato un'immagine di grande solidità tu e Baldan insieme, anche se non avevate mai giocato, però insomma, sembrate una coppia molto rodata. Sì, ma io con Marco mi ci trovo bene e sì, penso... Siamo all'inizio, quindi che ci sia già un'intesa così è buona, molto buona. E pensavate, ecco, a un inizio così, diciamo, scoppiettante? Ma ci si sperava, però comunque noi si pensava a vincere soprattutto, che è quello che vuole il mister, vogliamo tutti, e se viene così meglio. Senti, è già la seconda stagione che sei ad Arezzo, quanto poteva essere scivolosa questa partita, considerando come avete chiuso la scorsa stagione e quelle che sono le aspettative della tifoseria? Quest'anno, sappiamo, è un anno particolare e le aspettative giustamente sono alte per come è finito l'anno scorso, e questa partita, la prima, era molto difficile da affrontare. Fortunatamente abbiamo fatto bene, è importante, molto importante. Primo tempo, secondo me abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, complici loro anche che non sono partiti benissimo, però abbiamo fatto veramente un primo tempo che poteva finire anche più di 3-0 a mio avviso. Secondo tempo sapevamo che la partita si sarebbe messa su quei binari, era inevitabile perché loro hanno fatto 5 cambi, noi comunque sul 3-0 cosa fai, gli aspetti e poi riparti in contropiede. Però comunque secondo me abbiamo tenuto bene perché loro hanno buttato dentro veramente tantissimi palloni in aria, e Baldane e Borghini secondo me hanno sempre letto quasi tutte alla perfezione, poi abbiamo preso un gol che nel calcio ci sta, però alla fine abbiamo corso il secondo tempo, mi sembra, pochissimi rischi, anzi potevamo fare anche il 4-1 e chiuderla, però io non mi ricordo nel secondo tempo situazioni in cui abbiamo rischiato clamorosamente. Ecco, sei stato bravo in quell'occasione del primo tempo sul 2-0 quando Danna si è presentato in area di rigore, gli hai chiuso bene lo specchio e poi l'hai costretto a non avere più spazio. Vabbè, quello è il mio lavoro, quindi io paro e mi pagano, diciamo, sono qui per questo. Però diciamo sì, dai, sono stato bravo, però il merito secondo me va anche al resto della squadra, perché comunque mi hanno agevolato tutto il lavoro, su tutte le parate mi hanno sempre dato una mano, e soprattutto sono stati bravi a metterla sul 3-0 a fine primo tempo. Ecco. Di Donato che ha fatto tanti complimenti, penso anche negli spogliatoi, anche per l'intensità con cui siete scesi in campo. Sì, a fine primo tempo lui ci ha fatto i complimenti perché obiettivamente abbiamo fatto un gran primo tempo, però la prima cosa che ci ha detto subito è di stare attenti perché... le partite si ribaltano, cioè l'Ecco avrebbe potuto ribaltarla in 10 minuti, 20 minuti, ne ho viste mille di partite essere ribaltate in questo modo. Però noi secondo me siamo stati attentissimi e alla fine abbiamo preso un gol che, come ripeto, ci sta, ci può stare, dai. Senti, sei stato il primo acquisto di questa stagione, sei arrivato a titolo definitivo dall'Inter, sei giovanissimo, eppure c'è già una discreta esperienza alle spalle, sia in questo campionato che ovviamente abbiamo letto anche su internet alle spalle di Handanovic, sì, così. Sì. Il tuo obiettivo qual è, che cosa ti ha convinto a scegliere l'Arezzo? Sicuramente mi ha convinto il direttore, perché Pieroni è una persona, è un grande direttore, quindi io mi sono fidato delle sue parole, e poi vabbè, io ho parlato anche con altre persone come Marco Sala, che mi ha parlato benissimo della piazza, dei tifosi, di tutto, quindi ci ho messo veramente, come ho già detto, 20 minuti a scegliere e sono venuto subito, diciamo, ecco. E il tuo obiettivo? Il mio obiettivo quest'anno, io spero di andare in Serie B con l'Arezzo, perché quello è l'obiettivo di tutti e quello che ci siamo prefissati inizio campionato. Se non dovesse succedere, speriamo comunque di fare un ottimo campionato e i playoff poi si possono vincere comunque.